Buongiornissimo a tutti. Ma siamo tornati su No passa nada. Non passa nada, che ci tenevamo a dire, non è il claim delle linee di magliette di Fabrizio Corona, non c'entriamo nulla. No, no, non sapevo neanche che esistesse questa cosa, quindi l'ha segnalato qualche fan. Sì. No, noi ci dissociamo dalle magliette in generale, da Fabrizio Corona ancor di più. Siamo solo noi, e con noi intendo io sono Giulia. Io sono Francesca. E io sono Marta. E questo è una nuova puntata. Se non ci avete visto il martedì con No Passa Noce e il giovedì su Clubhouse, siamo tornate a rompervi le scatole. Ebbene, oggi torniamo indietrissimo nel tempo. Altro che anni 90, raga. Esatto. Non solo. No, ben prima degli anni 90, molto prima. Perché oggi parliamo di un libro che poi è diventato cartone della Disney, che poi è diventato film, anzi svariati film. Me ne ricordo uno in particolare con Jim Wong. Tanti, uno anche molto recente. Esatto. Sì. Che è Alice nel Paese delle Meraviglie. Giusto per agganciarci poi alla puntata precedente che parlava di Amélie. Scusate, il mio cane che si ha deciso di farsi la piedina, si sta mangiando una zampa letteralmente. Sì. Vabbè. Un autolesioni. Bacino alla mia nipote preferita. Ciao, Nagi. Perché parliamo di Alice nel Paese delle Meraviglie? Beh, intanto di cosa parla, penso lo sappiate, però giusto fare un excursus. Alice è questa ragazzina che un giorno si addormenta in un campo, o sotto un albero, in un boschetto, non lo so. Quando si sveglia vede questo coniglio bianco che corre. Il boschetto della mia fantasia. E questo coniglio ripete che è tardi, è tardi, è tardi. Che è più o meno quello che ripeto io ogni volta che devo uscire di casa perché ho un appuntamento, e decide di seguirlo. Si infila nella tara del bianconiglio, cheat matrix, e entra in questo mondo fantastico, è un po' psichedelico, è un po' angosciante, in cui ci sono vongolette che vengono mangiate, ci sono due gemelli molto particolari, ci sono fiori che praticano bullismo. Insomma, veramente è un trip, cioè sembra veramente che Alice prima di dormire si sia fatta un cartone. Hai detto bullismo? Sì, ci sono i film che utilizzano. Ha detto bullismo. Questo ricordiamo la nostra puntata di Mean Girls e il bullismo. Vorrei dire che la linkiamo, ma tanto poi mi dimentico sempre di mettere il link, quindi è inutile. E anche un'altra puntata. Però ho sempre voluto fare questa cosa qua, quindi ci metterò qualcosa di divertente adesso che indico qui. E anche la puntata su Il Diavolo Veste Prada e il mobbing. Esatto, che è il bullismo 2.0. E, appunto, Alice finisce in questo mondo fantastico, alla fine poi incontra la regina di cuori che vuole tagliarle la testa, poi ci sono... Posso fare un inciso? Nel film, magistralmente interpretata da... Elena Bonham Carter, e sapete... Grazie. Delle fisse di Giulia. Comunque. Volete avere uno spoiler sulle nostre tematiche? Cercate la filmografia di Elena Bonham Carter, vedrete che... Non riesco neanche a dire. Vera, ma giusta. Ossessiva su Elena Bonham Carter. Io direi enough to go to therapy, Giulia. Ma c'è sempre un buon motivo to go to therapy. Sì, è vero. Alice. Sì, scusa. Alice è... no, niente, raga. Questa è Alice che fa questo viaggio pazzesco. Ma noi abbiamo pensato, perché siamo menti fini, di agganciarci a un disturbo che esiste veramente, non come paese, ma esiste per davvero, che è il maladaptive daydreaming, ovvero il bisogno. Giulia, ti rubo un attimo la parte perché ormai ce sto già parlando io. Sì, non mi sento. Non voglio sentire cosa dici. Fare sogni ad occhi aperti. Scusate, il cane mi aveva rubato. Ecco. Il bisogno di no. fare sogni ad occhi aperti. Come no? No, bubina, bubina, perché guarda, i sogni a occhi aperti sono normali e occorrono, cioè accadono a tutti, in no? maniera forte, cioè che stanno più di là che di qua, cioè persone che hanno talmente tanta difficoltà a rapportarsi alla realtà che hanno bisogno di dedicare gran parte del loro tempo ai sogni ad occhi aperti, andando a Bubina.
Bubina. Influire nella loro qualità della vita. Senti, io questo avevo letto. Bubina. Va bene, ma facciamo la parte invece scientifica. Anche perché il maladaptive daydreaming è un disturbo molto attuale, nel senso che è stato per primo teorizzato nel 2002. E al momento non viene ancora riconosciuto a livello globale, perciò molto spesso si va da un medico, si dice guardi, penso di avere un disturbo della fantasia compulsiva e il medico non sa esattamente di cosa si tratta, proprio perché non è ancora stato categorizzato nel DSM. Il primo a parlare di maladaptive daydreaming è stato uno psichiatra israeliano, che è il dottor Eli Sommer, è dell'Università di Haifa. E lo definisce come estesa attività della fantasia che sostituisce l'interazione umana e interferisce con il normale funzionamento professionale, accademico e interpersonale. È una forma disordinata di assorbimento dissociativo che è correlato a un'attività di fantasia vivida e eccessiva. Ovvero, per tutti noi esiste la fantasia, per alcuni la fantasia diventa una trappola, al punto che si elaborano nella mente delle dimensioni, delle vite parallele ricche di dettagli e sentimenti e di vissuti, al punto da sembrare vere. E vengono vissute con più passione, più intensità e più piacere della vita reale. Questo appunto è maladaptive daydreaming o fantasticazione compulsiva, diverso appunto dai sogni ad occhi aperti, che sono normali, non hanno nemmeno a che fare con le fantasie erotiche, normali, diffuse, eccetera. Il maladaptive daydreaming colpisce una piccolissima parte della popolazione, al momento pare quasi che ci sia un'incidenza maggiore nella popolazione femminile, ma appunto essendo un costrutto così nuovo, cioè non c'ha manco 20 anni, siamo ancora in fase di studio. Altra cosa, attenzione, perché il maladaptive daydreaming probabilmente esiste da molto tempo, ma molto spesso veniva inavvertitamente diagnosticato come una forma di psicosi. Occhio, perché non c'entra assolutamente niente. Nella psicosi ad esempio nella schizofrenia, link a Donnie Darko, andate a sentirvi la puntata, la persona non si rende conto di non vivere nel reale e fa dell'illusione, del sogno, dell'allucinazione la sua realtà. Le persone che invece hanno a che fare con il maladaptive daydreaming sono perfettamente consapevoli che il mondo fantastico creato non corrisponda alla realtà, ma che diventi il luogo in cui si sentono più sereni e sicuri nell'interazione. Attenzione, perché l'interazione non è solamente fantasmatica o immaginata, ma è anche mentale. Ad esempio, persone che soffrono in qualche modo di maladaptive daydreaming molto spesso hanno un'attivazione fisica. Il sogno è talmente coinvolgente che le persone reagiscono fisicamente, ridendo, gesticolando, molto spesso parlando, facendo delle facce che sono proprio in correlazione con quello che sta accadendo in questo mondo. Come faccio a capire se soffro di maladattive daydreaming? Il progetto, sì? Senti, posso comunque chiedertelo io, perché era quello che volevo chiederti. Ok, allora facciamo finta che non ho detto niente, dimmi. Esatto. Giulia, ho una domanda. Sì? Brava, dimmi. Ciao! Ma ascolta, ma io, se dovessi soffrire di maladaptive daydreaming, come faccio a capire che ne soffro? Ok, devo valutare se effettivamente... È stata bellissima e per niente preparata. Devo valutare se effettivamente mi accadono una serie di cose. Ad esempio, se mi rendo conto che passo prolungati periodi di tempo della mia giornata a fantasticare e le mie fantasie sono elaborate, dettagliate, talmente dettagliate da sembrare quasi un film o un romanzo, quindi grande scorrevolezza narrativa. È difficilissimo smettere di fantasticare e ho bisogno di continuare anche dopo un'interruzione.
al punto che a volte è come una dipendenza, no? Ho sempre bisogno di continuare. Faccio fatica ad addormentarmi perché la mia mente è presa dall'altra dimensione e non voglio interromperla. Faccio molta fatica nella vita quotidiana a causa delle mie fantasie e preferisco stare nelle mie fantasie piuttosto che nella vita quotidiana, al punto che posso trascurare delle attività basilari come mangiare, come lavarmi, come svolgere alcuni compiti naturali, e molto spesso sono presenti appunto dei movimenti ripetitivi quasi stereotipici. Non sono presenti in tutti, sono una delle caratteristiche possibili, ad esempio il camminare avanti e indietro, il dondolarsi o il manipolare un oggetto in modo ripetitivo, oltre al fatto che posso riconoscere l'esistenza di alcuni triggers che mi aiutano a innescare o a favorire lo sviluppo del sogno o del passaggio all'altra dimensione. I triggers possono essere di vario tipo, possono essere la musica, possono essere l'ispirazione di film, dei videogiochi, sono degli inneschi. La cosa che però mi aiuta proprio a fare un discrimine è il risveglio. Nel senso che quando mi riprendo dal sogno, se è un sogno ad occhi aperti comune, mi riprendo e ricomincio con la mia attività precedente, mentre nel maladaptive daydreaming il risveglio è brusco, è problematico e ci possono essere addirittura dei sintomi fisici, leggero malessere, tipo vertigini, mal di testa, ansia, senso di vuoto e colpa. Molto spesso il maladaptive daydreaming è correlato a un vissuto di colpa, nel senso che la persona che vive queste fantasie sente un senso di vergogna e di colpa proprio perché sente di non essere all'interno del reale. Ma noi? Di essere fuori dall'universo della colpa e del giudizio. Sempre, sempre, sempre. Colpa e giudizio non appartengono a noi. E quando dico noi, non parlo solo di noi tre spegne pulzelle, ma proprio all'universo che stiamo cercando di creare quando passa nada. Il problema di questi sintomi è che non esiste un metodo universale per diagnosticarli. Cioè, Sommer, colui che ha parlato prima di maledetti daydreaming, ha creato e sviluppato una scala, la MDS, Maladaptive Daydream Scale, che può aiutare nella determinazione se la persona sta vivendo dei sogni o che parti disadattivi. È una scala di 14 parti, mi pare, ma fondamentalmente va a valutare le 5 aree fondamentali, cioè il contenuto e la qualità dei sogni, la capacità del dettaglio, la capacità del controllo di questi sogni e la compulsione a sognare, quindi quanto ho bisogno di entrare in questa dimensione diversa, e la quantità di angoscia causata dai sogni ad occhi aperti, o meglio, l'angoscia nel non riuscire a staccarsi dalla necessità di questi sogni, i benefici effettivi percepiti dalla persona nel sognare ad occhi aperti, perché di fatto se sento di avere una vita che non mi piace ma ne creo un'altra, quello è un beneficio ed è beneficiale per questa persona stare in quella dimensione, ma soprattutto quanto il maladaptive daydreaming interferisce con la capacità di svolgere le proprie attività quotidiane. Che dire, esiste una cura SNI, nel senso che appunto siamo ancora in fase di valutazione e sperimentazione. Esiste solo uno studio al momento pubblicato su PubMed in cui effettivamente non c'è trattamento ufficiale. Molto spesso per aiutare a controllare l'ingresso nel mondo del sogno è possibile utilizzare dei blandi antidepressivi, dei serotoninergici, tipo la fluoxamina, mi pare, ma non sono sicura perché non sono psicofarmacologa, quindi non mi prendo, che però viene generalmente utilizzata nel trattamento del disturbo ossessivo compulsivo. È stato
testato una correlazione con la riduzione della componente maladattiva del sonniere ad occhi aperti. Non c'è ancora nessuna evidenza scientifica su cosa causi questo disturbo. In alcuni casi ci sono degli effettivi traumi, e quindi arriva anche il pensiero della correlazione tra meccanismi dissociativi e meccanismi di maladattia e daydreaming. A proposito di dissociazione, link. La nostra punta link qui, in realtà non riuscirò mai a mettere. Link qui per la puntata di Shutter Island e la dissociazione. Ma quanti fili conduttori abbiamo trovato in questa puntata, raga? Pazzesco. Guarda, oggi mi sembrava di essere tornata in quinta superiore, in cui qualsiasi cosa doveva essere collegata a qualcun altro, perché sia mai che mi chiedano. Vero. Comunque, no, facendo una citazione cinematografica, però, se qualcuno vi propone di prendere una pillola rossa o una pillola blu per vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio, chiamatemi, perché ho sempre voluto conoscere Morpheus di persona. Dovremmo fare anche una puntatina su Matrix, eh? Ma Matrix non è una puntata, è un'intera enciclopedia. Sì, lo so. Che bello che è. A proposito, Francesca, ce l'ho il libro? Lo so che ho prestato un libro e non te l'ho mai più ridato. Mi dispiace, te lo compro. Tu sai che quel libro è fuori produzione, vero? Io so dove trovarlo. Inizia a trovarmelo. Ho i miei magheggi, tranquilla. Spaccio libri. Inizia a trovarmelo. Brava. Marta, quando parliamo di maladaptive daydreaming, tu a cosa pensi? Vi stupirò. Perché quale altra canzone, quale altro disco ci porta a fare un trip come un disco che è stato poi suonato in un DVD, scusami, un concerto registrato poi in vari DVD, cassette, cioè da molto famoso, registrato in un sito archeologico italiano da una band inglese, ok, che si chiamava qualcosa di rosa. Questo disco è il disco più bellissimo in assoluto da mettere in vinile secondo l'autorevolissima opinione della sottoscritta, e si chiama Dark Side of the Moon. Dentro Dark Side of the Moon c'è una canzone che, se chi ha ascoltato Dark Side of the Moon, sa che sono tutti pezzi attaccati tra loro, quindi diciamo una sequenza. Un pezzo che si chiama The Great Gig in the Sky, in cui c'è anche un famosissimo assolo di voce pazzesco che non credo abbia paragoni nel mondo canoro mondiale. Non mi hai mai sentito cantare sotto la doccia, evidentemente. Ma non ti sei registrata a Pompei, quindi va bene? Purtroppo no. Però The Great Gig in the Sky parla di un'esperienza quasi di avvicinamento alla morte, ma un'esperienza mistica, cioè non è la morte, no? È quasi mi avvicino a uno status diverso, forse potrebbe essere il nirvana, no? Che non riguarda la vita. E quindi quando mi sono documentata sulle canzoni, sul maladaptive daydreaming, tra l'altro un'altra canzone sarebbe molto famosa, sarebbe sempre dei My Chemical Romance, ma ce l'abbiamo già avuti, che era This Is How I Disappear, che è anche molto famosa, ma... Come così intendi... No, ancora ti si vede, Giulia. No, okay. Era lui, non ero io, però va bene. Però The Great Gig in the Sky è oggettivamente uno dei pezzi di uno dei dischi più... No, non si può neanche dire belli, però diciamo belli in senso classico. Cioè proprio... Più meglio. E infatti, è uno dei meglio dischi. The Great Gig in the Sky, se siete in un posto dove potete anche, come dire, fumare qualcosa, noi non lo incoraggiamo, ma mi sembra con grande moderazione, o potete bervi un bicchierino di vino, quello che volete, fatevi un giretto, così, rilassati, chiudete gli occhi, state sul divano. Però ecco, credo che all'interno di questo disco, che è sempre stato estremamente, cioè, è un disco a tutti gli effetti, sia anche contestualizzato all'interno di una serie di canzoni e di pezzi che a volte di mistico hanno anche ben poco, no? E quindi ci riporta anche con i piedi per terra. Però ascoltatelo, perché
Ecco, non fermatevi troppo, però ecco, sempre con moderazione. Però ecco, The Great Gig in the Sky, forse più musicalmente che a livello di testo, sicuramente rappresenta un'esperienza del genere. E, comunque, io sono l'unica senza sfondo e onestamente mi sta disturbando un po' questa cosa, ma non so metterlo. Dopo ti insegno. Vabbè Marta, appunto, è bello poter... Vi do lo spoiler del mio prossimo sfondo. Oddio, non saprei come darvi lo spoiler. Francesca, non sai fare gli spoiler, smettila! Abbiamo tolto questo capito proprio perché è un drago. Avete presente quei paesaggi in cui combattevano per tipo 8 puntate? 8 puntate solo per pensare a quale mossa fare e vedevi questi sfondi un po' distopici, un po'... metterò qualcosa che c'entra con Dragon. Molto bene. Tra l'altro potremmo fare una puntata su Dragon Ball. Mi prendo solo un secondo per dare un consiglio non richiesto. Se avete il dubbio di soffrire di maladaptive daydreaming, il mio consiglio, oltre a parlare con un terapeuta, è quello di poter dare un'occhiata alle varie... ai vari siti e forum. Nello specifico vi sponsorizzo personalmente il Daydream in Blue, è un forum anglofono ma estremamente valido di persone che non solo soffrono di maladaptive daydreaming ma anche che hanno trovato delle soluzioni per abbassare l'impatto di questo disturbo nella vita, quindi appunto in questo caso, public endorsement per Daydreaming Blue. Dai. Bene ragazzi, con ciò... Quindi sei fatta la certa. Sì, esatto. Con ciò vi salutiamo, vi porgiamo i nostri omaggi e... Ciao da Bikini Bottom. Ciao dal sempre salotto dei Simpson. E ciao dalla sua... Ci rivediamo domenica prossima e su tutte le nostre altre puntate! Sono, aspetta, ciao. No. Din, parte annunci di Marta. Alle 20:30 su Clubhouse e ogni 2 martedì sulle frequenze di No Passa Nada per No Passa Noce. Bene ragazzi, stacco tutto. Ciao, buona giornata. Ciao.